È stata una sorpresa oggi incontrare l'architetto Maddalena Fantoni, nonché restauratrice con grande passione di restauro, con questo Cristo di Qualis. Com'è arrivato questo sul suo tavolo, questo Cristo? Ma questo Cristo è arrivato qui perché ho fatto una promessa diversi anni fa ormai a Benito di Piazza, il nonsolo della chiesa di Tualis, il quale appunto ogni giorno passando davanti a questo Cristo che si trova proprio lungo il cammino andando in chiesa, sotto una piccola anconetta di legno, mi diceva: "Me lo fa, me lo restaura, me lo mette a posto." E io gli ho detto: "Sì, glielo farò appena è possibile, appena avrò tempo." Insomma, gli ho promesso di farlo. Povero nonsolo, adesso non c'è più, e adesso avevo un po' di tempo, Ha e voluto così io, mantenere come la ho, sì, promessa. ho voluto mantenere questa promessa. E, da pochi giorni, appunto, mi sono messa al lavoro. Forse si vede già a che livello, insomma, sono arrivata di pulitura del Cristino, che è anche bello, insomma, è stato fatto su commissione di una famiglia di Tualis, perché almeno delle persone che abitano appunto di fronte a questa anconetta mi hanno riferito che sono stati i loro nonni, i loro, insomma, avi a desiderare la realizzazione di questo Cristo. Quindi non so ancora di preciso, insomma, la È una scultura datazione. in legno, È una no? scultura in legno, un legno massiccio, in un unico pezzo, la parte del tronco, delle gambe, la testa, e invece le braccia sono a parte. Legno, un legno pesante, duro, probabilmente noce, ma non so di preciso ancora. È stata fatta appunto nel corso degli anni una o due ridipinture. Quella che si vede qui sulla destra è quella appunto che io sto cercando adesso, è l'ultima, insomma, Di ridipintura, uno eliminare. smalto. Sotto questa ridipintura è stata data una mano come di preparazione grigia, e tolta appunto queste due. Questi due strati di colore, si arriva a questo strato di colore che è lo strato, diciamo, di colore originale, anche se adesso lo vedete forse leggermente un po' grigiastro, proprio perché è stata data questa preparazione grigia che insomma, è penetrata all'interno un po' anche del colore originale. Il perizoma invece era azzurro, probabilmente a imitare un po' l'azzurrite, come si usava anche una volta. E su questo perizoma ho trovato anche tracce un po' di doratura, ma a porporina, quindi è stata Sì, data dopo. successivamente. Comunque Sì, interessante come lavoro, no? no, Come no, opera. è bello, e anche togliendo questa ultima ridipintura, questo smalto abbastanza pesante, si recupera molto anche dell'intaglio, forse si può, insomma, anche vedere, insomma, anche questi elementi qui come vengono più risaltati, insomma. Verrà poi consolidato, verrà poi appunto ridipinto nelle parti dove adesso non c'è più colore, insomma, è protetto, perché poi dovrà tornare all'esterno, insomma, nel suo luogo Certo. originale. Comunque anche la mano comunque Sì, sembra abbastanza interessante. Secondo lei è della zona l'autore? ma io penso di sì, anche se forse può essersi ispirato magari anche ad altri Cristi visti in qualche chiesa, Comunque ha un aspetto abbastanza sereno nella sua drammaticità, no? Come Cristo. con gli occhi chiusi, E con questa adesso con il espressione. restauro, come procederà con il restauro? E adesso appunto continuerò nella pulitura anche di questa parte, naturalmente, e dopo verrà consolidato, anche se è un legno sano, non ha tarli,
L'unica cosa, ci sono appunto, ho visto che le dita erano state rotte, quindi sono state rifissate con dei chiodi che adesso vedremo come sistemare. C'è qualche parte del legno che è rimasto più esposto, anche che sia un po' rovinata, lì verrà consolidata con un prodotto specifico. E poi qualche lacuna, appunto, qualche punto verrà stuccato e poi viene fatta la reintegrazione pittorica, insomma, che faremo con dei colori adatti appunto per resistere all'esterno. Ci può spiegare un po' come avviene questa fase di pulitura, di raschiatura, come interviene su Ma questa allora, parte? questo smalto molto grosso, molto persistente, è stato tolto gran parte con dei decappanti, sverniciatori in poche parole. E poi viene pulito, raschiato a bisturi, rifinito ulteriormente a bisturi o con degli altri solventi appositi. Qui per esempio dove è molto nero, molto scuro, sto usando adesso in questo momento dell'ammoniaca che appunto aiuta a pulire ulteriormente questo legno, questa parte col bisturi. Poi io appunto rifinisco, ripulisco e tolgo eventuali ulteriori strati di colore, insomma, se ci sono. Quindi più che altro è la pulitura del colore Sì, adesso. sì, 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 sì. E poi appunto, come dicevo, verrà consolidato. Vedremo anche qui cosa fare, perché in questa zona qui appunto sono state rifissate queste due dita, ma questa soprattutto, l'indice è messo un po' storto, poi mi sono accorta che ci sono due chiodi. Adesso vediamo insomma come sistemare anche questa parte qui. Molto comunque pulendolo, veramente tanto si recupera Dell'originale. dell'originale e proprio dell'incisione, del lavoro. Si può benissimo notare la differenza, insomma, Infatti. tra il prima e il dopo. Ecco. Certo, sia qui sul Sì, rizoma, sia la barba i che i capelli, capelli, sì. sì, Perché la corona. era un po' stuccato anche o no? No, c'è tanto smalto, c'è tanto colore dentro proprio a tutte queste pieghe, no? Dei capelli così, ho tolto tantissimo materiale, ce n'è ancora da togliere e quindi togliendo si recupera anche tanto dell'incisione, del lavoro di scultura proprio del legno. Quindi sarà un lavoro interessante, no? Sì, sicuramente valeva anche la pena, insomma, anche perché sì, gli ridai la sua giusta dignità. Sì. Certo, magari è E comunque, un'opera locale, quindi bene anche per la nostra sì, tradizione, la nostra cultura. poterla mantenere, insomma, fa parte della storia, no? Quindi Certo. è bello. E poi è appunto legno sano, quindi no, sicuramente durerà ancora per tanto tempo e tanti passanti lo vedranno lungo il tragitto alla chiesa. Certo, comunque anche qui su queste gambe si vede già la differenza tra questo e questo prima ancora di finire Sì, l'intervento. Si notano tutti questi particolari che non si vedevano praticamente. vedi quanto colore che c'è dentro. Infatti, no, ma proprio a vista, così uno che non se ne intende come me. Sì, ma c'è Notaste, tantissimo notaste. materiale, no? In queste pieghe. Quindi sì. Sì, anche adesso è tanto Sono dura, veramente bello. particolari nascosti qua proprio. È un peccato veramente. Sì, all'inizio pensavamo di doverlo solo consolidare, poi ci siamo accorti che sotto c'era ancora della sua pellicola originale, quindi siamo andate oltre, insomma.
Scorsa volta abbiamo visto, no, l'inizio della pulitura e abbiamo trovato, oltre alla pittura, diciamo, più recente, abbiamo trovato un'ulteriore ridipintura e sotto questa piccolissime tracce della sua policromia originale. Piccole tracce che abbiamo trovato sul volto, sotto la barba, qui sul collo, nelle zone un po' più protette. Molto, abbastanza. Abbiamo trovato invece sul perizoma, nel senso che siamo riusciti a trovare tracce di quella che probabilmente era azzurrite, che poi col tempo però si è ossidata, si è rovinata, è diventata scura. Mentre sul resto del corpo non abbiamo trovato altro. Quindi partendo, diciamo, da questi piccoli lacerti della policromia originale, basandoci su quello e su quello che presupponevamo, insomma, potesse essere l'incarnato originale, abbiamo, insomma, eseguito il ritocco. L'abbiamo lasciato, insomma, volutamente un po' quasi antico, ecco, nel senso di dargli questa parvenza di un Cristo che ha avuto la sua storia. Storia che probabilmente non è lunghissima, nel senso che io credo, noi pensiamo che sia dai primi del Novecento, è stato eseguito dai primi del Novecento, sicuramente da una mano Carnica, valida, carnica o comunque valida. Sarebbe stato bello sapere chi l'ha eseguito, ma ancora non siamo riusciti a risalire a questo. Stiamo un po' indagando, vedendo se si trovano magari delle foto o qualche documentazione, ma non siamo ancora riusciti a trovare niente. Comunque sì, chi l'ha eseguito è veramente stato bravo, perché è stato fatto molto bene. Beh, adesso fra poco verrà appunto ricollocato nella sua piccola ancona di legno, che anche quella è stata un po' trattata, pulita e protetta ulteriormente. Il ritocco è stato eseguito con delle terre unite a un legante e in più alla fine è stato dato una mano di una vernice all'acqua che dovrebbe appunto l'aiuterà a essere un po' più protetto, soprattutto perché deve tornare all'esterno, insomma, quindi in condizioni anche di sotto le intemperie, anche se insomma un po' protetto è. possiamo aggiungere, ti sei fatta aiutare da qualcuno così? Sì, allora io sono stata aiutata da una collega, da Marina, che appunto lei è molto brava soprattutto nel ritocco e quindi mi ha aiutato soprattutto nella fase del ritocco stesso. Io invece ho eseguito più che altro la parte di pulitura, di Sì. consolidamento, di stuccatura. Abbiamo lasciato volutamente delle parti a legno sul perizoma, proprio come scelta di non chiudere, di non farlo sembrare come era precedentemente una cosa nuova, comunque Troppo. stucchevole, ecco, Eh sì. insomma, sì. Diciamo che i chiodi sono della corona sono proprio in ferro e come in ferro e in acciaio sono anche i chiodi che verranno poi riposizionati nel momento in cui verrà rifissato sulla croce, proprio come non c'è altro, nel senso che sulla croce questa scultura viene fissata proprio solo con i suoi Con i chiodi, suoi insomma, chiodi, sì. sì. E mi pare di ricordare che c'era qualcosa di rotto anche, no? Sì, Sulle dita, qualcosa. erano le dita che essendo anche molto le estremità sono le parti più delicate, anche le dita dei piedi, ma soprattutto le dita delle mani erano
si erano staccate, rovinate, e quindi qualcuno le aveva in parte rifissate con dei chiodini, dei chiodi, ma malo modo anche, nel senso che non erano più neanche esteticamente corrette. E queste sono state appunto consolidate e sono stati tolti questi chiodi naturalmente e poi sono state reincollate con un collante apposito molto resistente. Resteranno comunque sempre un pochino delicate, ma una volta che il Cristo sarà riposizionato, spero che insomma nessuno le vada a rompere o rovinare di nuovo. Mettiamo sulla sua croce, povero Gesù. Qui avevamo trovato dell'azzurro e quindi abbiamo fatto insomma l'azzurro. Bellissimo lavoro. Sì, che voleva richiamare un po' l'azzurrite. Ci sono dei cristi tipo quello a puntemba che ha proprio l'azzurrite sul perizoma e quindi sì. Ecco. Sì, ma i capelli veramente baffi, sono Sì, così reali che reali, deve essere sì. stato un artista. E una cosa che non avevo detto l'altra volta, che le vene sono fatte alcune come usavano anche fare, con della corda o comunque delle piccole fili di stoppia, così, e quando non riuscivano a realizzarle proprio lavorando sul legno, aggiungevano questi. E qui anche ho trovato tracce un po' di questo, insomma, Sì? quindi è anche una persona che Mamma mia, sapeva, sì, fatto questo, suo. insomma, sì. E non si può ipotizzare la scuola più o meno. No, non saprei. Perché ho provato a guardare anche, ci sono delle cose realizzate, diciamo, abbastanza recentemente, a rigolato, così, ma è tutta un'altra mano, ho visto proprio, non rispecchia. Quindi bisogna andare avanti con le indagini, studiare, Perché capire. è una Sì, una mano. mano comunque di una persona che sapeva Eh sì. lavorare, ecco. Sì. Simone Mauro, sei tu venuto in custodia di questo bellissimo, Mi aglia, bellissimo, veramente, ma come insomma. dire, Katia Tala e ci porta pure un porto. Vedi, Mauro, vedi, una roba, è un tic, che allora non so restando al Cristo. Eh sì. Dopo, fatti io così, come tu sei tu, perché sei di Ploser, tu sei tu. E boh, ma L'erede. tu mi dai in giro, sai, io gli ho, ma sì, cercherai di fare il possibile, e boh, E come si è arrivata a questa decisione di sì, rimetterlo perché io giù? gli ho Beh, devi no, un è Cristo stato. ferente, Sì, di sì. anno in anno le lavava sempre piedi. E poi è stato benito, no? Sì. Il sacrestano, sì, non solo che appunto tante volte mi ha chiesto, no, passando, ma quando mi mette a posto il Cristo? Quando mi mette a posto? Era ben cosciente di chi aveva Sì, davanti. anche per Sì, comunque soprattutto lo quello. conoscevo bene. Povero Benito, lui se n'è andato e Ecco. allora, insomma, giustamente adesso guarderà il suo Cristo da lassù e lo vedrà Sarà di nuovo a contento. posto. Eh Sì. sì. Sì, E quindi. però no, non si sa Sì, no, chi sicuro di l'ha questo io messo, non si sa. non è che possa dire. Però un centinaio d'anni ce li ha. Sicuramente. Sì.
anche bene, credo una mano locale friulana. Non so molto della storia, infatti mi piacerebbe scoprire maggiormente se qualcuno sa qualcosa, insomma, un centinaio di anni li ha, e si è mantenuto veramente in maniera perfetta. Ha avuto due ripinture, l'ultima sinceramente un po' pesante, un po' questo smalto che l'ha, insomma, un po' deturpato. Tant'è che quando siamo andati a pulirlo abbiamo scoperto anche, non so, venivano fuori appunto in maniera molto più rilevante tutti i lavori, cioè tutta la superficie appunto lignea, dove vedi bene le vene, dove vedi bene sul perizoma, che è una sorta di pizzo quasi, quindi certi particolari sono risaltati ulteriormente. Siamo riusciti a trovare piccolissime tracce di quello che era il colore originale, qualche traccia sul viso, sotto il collo, e quindi da lì abbiamo ricostruito quello che oggi di nuovo vedete, che era un po' il suo colore originale, questo colore incarnato, e sul perizoma proprio c'era dell'azzurro, quindi anche lì abbiamo, insomma, chiuso, rifatto questo azzurro. È stato poi protetto con una vernice apposita, quindi insomma speriamo che duri altri anni. E poi il signor Mauro ha messo a posto anche la conetta, insomma lignea, e quindi io mi auguro che possa stare lì. Marina ha fatto il ritocco insieme a me, essenzialmente, insomma, è il padre del ritocco. Grazie. A nome mio, veramente, a nome di tutti quanti, devo ringraziarti, ringraziare la dottoressa Maddalena per l'affetto e l'attenzione che dimostra nei confronti del nostro paese. Nello specifico per il tempo e la bravura e l'arte che ci mette nel restaurare le opere di questa comunità, valorizzando al massimo la loro bellezza. Il loro valore storico è chiaramente più valore culturale, perché sicuramente noi non è che nella nostra comunità abbiamo parecchie cose storiche che abbiano un valore che ci indichino anche la storicità della nostra chiesa, no? Perché l'età della nostra chiesa nuova è del Novecento, poi chiaramente ci sono dei documenti che dicono che era ancora del 1600-1650. Però io approfitterei per fare un appello a Paola, visto la bravura della nostra architetta, dell'arte che ha, no? nel sistemare, nel mettere a posto le nostre opere, di provare, di cercare qualcosa su in soffitta e anche in sacrestia, se c'è ancora qualche piccolo stato, qualche piccolo manufatto, qualche piccola tela da dare alla architetta, in modo visto la passione che ha, che ci mette. E ci vuole bene anche, no? Ci vuole bene. Però questa avevi preso l'impegno nei confronti di Benito, e questo è anche giusto ricordarlo, perché lui ha fatto ha tenuto qua in piedi la nostra, sia la canonica che la chiesa, per 20 anni, e quindi è giusto fargli un ricordo in questa occasione. Un'altra cosa, voglio appunto ringraziare anche Mauro. E poi chiaramente l'applauso va in persona a te, e ringraziamo nuovamente tutti per il lavoro e per l'affetto che dedichi alla nostra comunità. Noi speriamo di, non siamo un comune, quindi non possiamo darti la cittadinanza onoraria, ma nella realtà ce l'hai già. E la ringraziamo di nuovamente, naturalmente, per quello che ha contribuito a questa bella opera di restauro, che è un'opera d'arte, alla fine. Grazie.
auguro che non sia l'ultima, ma penso che sia anche l'intendimento vostro, e quindi a nome di tutti ringraziamo ancora del passato, del presente, e ci auguriamo che c'è un futuro bello e significativo come questo. Grazie. Saluti due quattro, saluti Maddalena e Marina, saluti Benito, che ha le chiedi sicuro, è uno, e allora una delle domandate di una liturgia, c'è che se ne ha, solenne, e il, è così ho pensato che dice come due quattro, solenne, no, è un ringraziamento proprio. E per tutto quel che mia socia Duce che l'ha detto, è il, era un segno importante che è il, del Cristo. Pensando quando si passava il par di lì, dove che si sono fermati a fare il segno da croce, o anche camminando faceva il segno da croce, e tutte le preghiere che hanno fatto, no? In un momento durante il Cristo è tutto fuori da porta, come uno si chiappa poi in considerazione, alle quasi metute, quasi che lui non c'entra con la nostra vita, con la vita di noi che dice. Alle è in un bel posto, perché che tutti passi per lì, no? E quindi a me per tutto Alice è un riguardo importante. Allora, la preghiera di benedizione che da rituale, che è un grumbiella. Allora, è come provi. Fratelli e sorelle, mettiamo il segno del corso, non è male, è Spirito Santo. Fratelli e sorelle, adoriamo l'eterno disegno del Padre, che nel mistero della croce ci ha dato il sacramento della sua misericordia. Guardando la croce, vediamo il memoriale dell'amore di Cristo per la Chiesa, sua sposa, così noi. Salutando la croce, facciamo memoria di Cristo, che mediante il suo sangue ha abbattuto il muro di divisione e di tutte le genti ha fatto l'unico popolo di Dio. Piero, proprio ti indedi un po'. Adorando la croce prendiamo coscienza di proclamarci e di essere discepoli di Cristo, per seguirne generosamente le orme, carichi della nostra croce quotidiana. Impegniamoci dunque con tutta l'anima a partecipare a questa liturgia, perché è una liturgia, perché il mistero della croce riveli a noi la sua luce radiosa e ci comunichi la sua forza redentrice. Padre di misericordia, il tuo figlio prima di passare da questo mondo a te, appeso alla croce, al legno della croce, nel suo sangue ha riconciliato l'umana famiglia. Volgi lo sguardo ai tuoi fedeli che hanno eretto questo segno di salvezza. Fa che attingano la forza per portare ogni giorno la loro croce e camminando sulla via del Vangelo raggiungiamo felicemente la vita, la meta eterna, per Cristo il nostro Signore. Amen. Come ascoltiamo anche la parola di Dio che rende viva, rende attuale ciò che noi stiamo celebrando. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.
Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Cristo Gesù è il Signore e gloria di Dio. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ti benediciamo, Signore, Padre Santo, perché nella ricchezza del tuo amore dall'albero che aveva portato all'uomo morte e rovina, hai fatto scaturire la medicina di salvezza e di vita. Il Signore Gesù, sacerdote, maestro e re, venuta l'ora della sua Pasqua, salì volontariamente sul legno e ne fece l'altare del sacrificio, la cattedra di verità, il trono della sua gloria. Innalzato da terra trionfò sull'antico avversario e avvolto nella porpora del suo sangue, con amore misericordioso attirò tutti a sé. Aperte le braccia sulla croce, offrì a te, o Padre, il sacrificio della vita e infuse la sua forza nei sacramenti della nuova alleanza. Morendo rivelò ai discepoli il senso misterioso di quella sua parola: il chicco di grano che muore nei solchi della terra produce una messe abbondante. Ora ti preghiamo, Dio Onnipotente, fa che i tuoi figli, adorando la croce del Redentore, attingano i frutti della salvezza che egli ha meritato con la sua passione. Su questo legno glorioso inchiodino i propri peccati, infrangano la loro superbia, guariscano l'infermità della condizione umana, traggono conforto nella prova, sicurezza nel pericolo e forti della sua protezione, percorrono incolumi le strade del mondo, fino a quando tuo Padre li accoglierai nella tua casa, per Cristo nostro Signore. Amen. Tanto di la benedizione su tutti i nostri figli, dopo l'inso. La liturgia è finita in fortuna preghiera dei fedeli. Supplichiamo con fede Cristo, il Cristo Salvatore, che ci ha redenti con la sua croce. Ripetiamo, per la tua croce salvaci, Signore. Per la tua croce salvaci, Signore. Cristo, che ti sei umiliato assumendo la nostra condizione mortale, fa che la tua Chiesa ti segua nella via dell'umiltà e del sacrificio. Per la tua croce salvaci, Signore. Cristo, che fosse obbediente fino alla morte di croce, donaci di imitare la tua obbedienza filiale. Per la tua croce salvaci, Signore. Cristo, che per la tua morte fosti esaltato da Dio e hai ricevuto il nome che è al di sopra di ogni altro nome, fa che i tuoi discepoli perseverino nella fede fino al giorno della tua venuta. Per la tua croce salvaci, Signore. Cristo, nel cui nome ogni ginocchio si piega, nei cieli, sulla terra e sottoterra, fa che gli uomini trovino pace e salvezza sotto il tuo giogo soave. Per la tua croce salvaci, Signore. Cristo, crocefisso e risorto, che ogni lingua proclama Signore a gloria di Dio Padre, accogli i nostri morti nella beatitudine del tuo regno. Per la tua croce salvaci, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio eterno Padre, che nella croce del suo Figlio ha rivelato l'immensità del suo amore, gli doni la sua benedizione. Amen. Cristo, che morendo sulla croce è divenuto sposo e Signore dell'umanità salvata, vi rende partecipi della sua vita immortale.
Amen. Lo Spirito Santo vi faccia sperimentare la misteriosa potenza della croce, albero della vita e principio della creazione nuova. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Allora, come io vi so, la benedizione. Adoriamo la tua croce, Signore. Lodiamo e glorifichiamo la tua santa risurrezione. Dal legno della croce è venuta la gioia.